Qui a presentare l'importante progetto della Napoli Bari che vale sul nostro territorio quasi 6 miliardi di euro diviso in diversi tratte e in diversi lotti. Il primo a intervenire è l'ingegnere Roberto Pagone, commissario per conto del governo dell'opera Napoli Bari, che farà ovviamente un'introduzione di carattere generale. A seguire il dottore Salini per evidenziare ovviamente i due interventi che in questo momento l'impresa WeBuild sta seguendo su questa tratta. Lascio la parola all'ingegnere Pagone. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, mi presento, sono Roberto Pagone, sono un dirigente del gruppo Ferrovie dello Stato e fresco di nomina in attesa di ratifica, comunque commissario della Napoli Bari. Diciamo che in realtà la nomina è fresca come commissario diretto, ma in realtà sono 5 anni che sto lavorando come coordinatore della task force del commissario uscente, ingegner Maurizio Gentile, che ha gestito tutta questa prima fase della Napoli Bari. Questo lo dico perché potete vedere pure una cartina sia a video sia sul pannello. Posso sicuramente dire che grazie al territorio, e grazie alla regione Campania e grazie alla regione Puglia, la Napoli Bari oggi è l'investimento più avanzato a livello nazionale. Tenete conto che adesso descriviamo velocemente i vari lotti, ma noi contiamo entro giugno, fine giugno, i primi di luglio, di consegnare le prestazioni degli ultimi 2 lotti. Quindi l'obiettivo è entro fine anno, massimo inizio del prossimo anno, avere tutti i cantieri su tutti i lotti della Napoli Bari, lotti tutti finanziati, avere i cantieri aperti, quindi operativi. Credo che questo sia un elemento di vanto per il territorio, perché ricordo a tutti quanti che tutte le conferenze di servizio dei lotti della Napoli Bari si sono chiusi con l'approvazione all'unanimità da parte del territorio, quindi non abbiamo avuto problemi di contestazioni come si hanno in altre parti. Detto questo, entro subito nel merito a descrivere i lotti, poi eventualmente si potranno vedere in dettaglio sulla cartina. La Napoli Bari si divide in 10 lotti, parlo di 10 lotti perché inserisco dentro anche la stazione di Afragola, perché come sapete Afragola sarà lo snodo fondamentale dell'interconnessione fra la Napoli Bari e la linea Roma-Napoli-Salerno-Reggio Calabria. Quindi noi abbiamo la Napoli-Afragola, che è stata completata in tempi record da quando è stato ripreso l'appalto in 2 anni, e quindi a giugno 2017. L'altro lotto completato, dove i treni già viaggiano a 200 km all'ora, allora è l'altro lotto lato Puglia sulla Cervaro Bovino, anche questa a luglio del 2017 attivata. In corso ci sono i cantieri della Napoli Cancello, appaltatore WeBuild, della Cancello Frasso, appaltatore Pizzarotti. Quando parlo appaltatore intendo raggruppamenti di imprese anche con altri associati. Quindi Napoli Cancello e Cancello Frasso sono i lavori in corso. Sulla Frasso Telese i lavori in corso, abbiamo il raggruppamento coordinato da Ghella. Abbiamo i lavori, le prestazioni già consegnate sulla Telese San Lorenzo Vitulano, quindi l'appaltatore sta progettando gli interventi, il progetto esecutivo, e i lavori inizieranno prima della fine dell'anno. Quindi tutti questi sono cantieri operativi. Altro cantiere operativo dove veramente devo dire che l'impresa appaltatrice, il gruppo WeBuild, sta facendo miracoli, è l'API Cerpigna, dove sostanzialmente sono stati consegnati da poco tempo, però abbiamo delle produzioni veramente fantastiche. Gli ultimi 2 lotti, come dicevo, sono la Irpigna Orsara e l'Orsara Bovino, che chiudono l'itinerario. Diremo un accenno anche al lato Foggia Bari-Lecce. Chiudono l'itinerario, per i quali sono in corso di chiusura le attività negoziali, per cui entro questo fine mese contiamo di poter avere anche lì le imprese aggiudicatrici e quindi consegnare le prestazioni.
Quindi ripeto, previsioni attuali che Napoli-Bari entro fine anno tutti i cantieri operativi. Occupazione prevista su tutti i lotti, abbiamo fatto una stima fra indotto, diretti e indotto, quindi le varie società, parliamo di 5.000-6.000 quasi occupati, quindi anche con tutti i tecnici, anche la parte delle maestranze tecnici del gruppo Ferrovie dello Stato. Quindi come vedete è un'opera veramente avanzata, veramente il pregio, il fiore all'occhiello del sistema dell'ingegneria e dell'imprenditoria italiana. La cosa che mi piace dire, che devo ammettere, che con le imprese che abbiamo sul campo, in realtà non sono singoli appaltatori, io li considero più che altro un raggruppamento di imprese, perché stanno lavorando in piena sintonia e non tirandosi indietro di fronte a varie difficoltà che comunque ci sono oggettivamente sul cantiere. Per chiudere, anche per completare la visione della Napoli-Bari, perché questo è un difetto di comunicazione che facciamo noi spesso, interventi chiaramente non si fermano a Foggia, ma continuano sulla Foggia, Bari, Lecce, Taranto, perché l'itinerario è completo. In realtà noi in maniera impropria parliamo di Napoli-Bari, ma in realtà l'itinerario è da Lecce a Napoli, da Taranto a Napoli, con diramazione anche a Roma. Quindi stiamo creando la prima infrastruttura, stiamo potenziando la prima infrastruttura nazionale col collegamento lato Tirreno e lato Adriatico, che costituisce poi l'ossatura portante di tutti gli altri interventi se interagiscono con la Napoli-Bari. Pensate per esempio alla Potenza Foggia, pensate poi al discorso del proseguimento Napoli-Salerno-Reggio Calabria o Napoli-Salerno-Battipaglia-Potenza-Metaponto. Quindi è un grosso intervento dove, ripeto, l'elemento trainante è rappresentato appunto dalla Napoli-Bari. Quindi io mi fermo qui, ringraziando ancora la Regione Campania, perché in questi 5 anni, se non ci fosse stato un coordinamento eccezionale da parte della Regione Campania, con la costituzione di un tavolo di coordinamento con gli enti locali, sicuramente quest'opera starebbe al palo come tante altre opere a livello nazionale. Dietro l'esempio della Regione Campania si è mossa anche a seguire anche la Regione Puglia. Allora, queste due regioni sono la dimostrazione che quando c'è la sintonia piena fra il proponente, gli enti territoriali coordinati dalle regioni, e poi abbiamo la fortuna di avere delle imprese del calibro del gruppo WeBuild, chiaramente i lavori diventano molto più semplice, anche se le difficoltà ci sono in corso ancora. Sì, grazie all'ingegnere Pagone, lo ringrazio anche perché ha riconosciuto un lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Il lavoro di raccordo della Regione Campania non è stato solo nella fase attuativa, parlavamo specificatamente delle opere compensative nei comuni delle prime due tratte che abbiamo già affrontato, ma l'ingegnere Pagone sa che l'abbiamo fatto nella conferenza di servizi, perché noi abbiamo, come Regione Campania, che doveva esprimere anche lei un parere sull'opera, abbiamo lavorato comune comune per cercare di far convergere le decisioni. Per questo ne abbiamo avuto una conferenza di servizi approvata all'unanimità. Il lavoro che c'è stato dietro, diciamo, l'abbiamo fatto fianco a fianco, è stato un lavoro lunghissimo perché abbiamo dovuto recepire tutte le prescrizioni dei comuni, ma abbiamo cercato di portare a termine ovviamente un'attività, e quindi forse in 12-18 mesi siamo riusciti a chiudere una conferenza di servizi che normalmente durano anni. E credo, questo è un buon auspicio, dovremmo fare lo stesso lavoro anche sulla Napoli-Reggio Calabria, quest'altra opera che si sta immaginando di lanciare. Quindi partire da una condivisione del territorio per poter arrivare all'approvazione dei progetti e poi ovviamente dar seguito ai lavori. Passo la parola al dottor Pietro Salini, ricordando che tra i numeri che ha citato l'ingegnere Pagoni, tra subappaltatori e fornitori noi parliamo di 1.200 imprese coinvolte in quest'opera a vita intera. Credo che i numeri siano importantissimi perché ovviamente ricadono tutti nel territorio della Campania, e quindi diciamo c'è un indotto significativo che si muove su persone e quindi su economia. Grazie. Ah, prima vediamo credo un video, un brevissimo video di qualche minuto, lo facciamo partire. Sì, è partito ma senza sonoro, però... Che si fa?
c'è. C'è, ma non c'è il suono. Allora senza video. Adesso ritardo. Bisogna avere fiducia. Allora, che sta succedendo? L'audio non c'è. Funziona adesso? Sì. Buongiorno a tutti, io sono Pietro Salini, amministratore delegato del gruppo WeBuild. Lavoriamo in tutto il mondo, 70.000 persone che lavorano con noi, abbiamo fatto molte opere iconiche, alcune di queste conosciute anche al grande pubblico, Canale di Panama, molte metropolitane del mondo, molti treni a alta velocità, quasi tutta la rete di alta velocità italiana. Siamo qui in questa regione e siamo venuti dal Presidente per vedere come insieme possiamo riuscire ad accelerare queste opere, fare quello che abbiamo fatto a Genova, per esempio, in cui sotto gli occhi della nazione si è riscoperto che questo lavoro si può fare onestamente, si può fare bene, si può fare con soddisfazione di tutti, si può raggiungere il risultato di fare opere pubbliche in modo trasparente e in modo condiviso con la popolazione, con tutti. Fare opere pubbliche significa migliorare la vita della gente. Sono scelte che fa la politica, ma devono avere strumenti come noi e come il commissario, come RFI, per poterli poi realizzare. Ecco, noi cerchiamo di farlo bene. Qua abbiamo dei lavori, abbiamo della gente che lavora, con le mani, come io dico spesso, e che è capace di piegare, plasmare, modificare e creare poi delle opere che servono non solo nella fase in cui si realizzano per dare lavoro, ma anche dopo, per la gente, per usarle, per trasferirsi, per creare PIL, per creare ricchezza. Quest'area del paese, è un'area che mi sta molto a cuore, ha un reddito pro capite che è molto inferiore alla media nazionale, quasi la metà di quello del nord. Non c'è nessuna ragione perché questo sia, se non la carenza di infrastrutture, se non la mancanza di visione, se non la mancanza di un programma, di un piano. Ecco, in questo noi vogliamo invece cambiare le cose, quindi riuscire a realizzare queste opere proprio per dare a questa parte del paese un po' di speranza, non solo qui ma in tutto il sud, cercare di fare al meglio, creando le condizioni perché i ragazzi possano avere un futuro, creando le condizioni per poter studiare con delle borse di studio, lanciando per esempio come oggi che lanciamo qui nella regione un programma per 100 giovani ingegneri del sud che vogliamo impiegare, che vogliamo dargli un futuro, vogliamo
creargli delle possibilità di venire a lavorare con noi, con il nostro gruppo, in tutto il mondo, ma anche qui a Casarguro. Ecco, quindi questo è un po' il programma di We Build, cercare di realizzare delle cose, farlo in fretta, aiutare il Paese a realizzare quegli obiettivi del piano di ripresa e resilienza. Non solo quelli, possibilmente di fare anche quello che serve e che oggi nel piano di ripresa e resilienza ancora non c'è o che non ci può essere. Noi quando guardiamo questo piano che ci sembra gigantesco, spessissimo ci diciamo ma saremo capaci a mettere a terra queste opere nella realtà, cioè a spendere questi soldi. Molto spesso sento questa paura anche nel chi decide, anche nella parte politica del Paese. Cioè, siamo un po' impreparati ad affrontare l'idea di poter realizzare delle cose che apparentemente ci sembrano grandi. Noi le facciamo dappertutto e siamo un po' meno spaventati nel realizzarle. Allora, quando guardiamo questo piano gigantesco e lo confrontiamo al PIL del nostro Paese, che è un grande Paese industriale, nei 6 anni noi facciamo circa 9.600 miliardi di PIL. Allora, 235 miliardi, che apparentemente sono tantissimi, se li confrontiamo al periodo e a quello che dobbiamo fare, è poco. Allora, io spero che il nostro Paese faccia e lanci un piano per il futuro che sia una visione più ampia, che possa essere il PNRR una parte di questo piano, non solo, non il tutto. In nessun paese d'Europa il piano di resilienza e ripresa rappresenta il programma del Paese. Noi in qualche misura l'abbiamo sovraccaricato anche di significato, cioè questo è un pezzo che ci viene offerto dall'Europa in qualche misura, o che ci viene consentito di indebitarci per realizzarlo, ma con alcune specificità, alcune regole. Per esempio non ci sono tutti i collegamenti stradali, o comunque non ci sono per esempio tutte le metropolitane del Paese, che sono fortemente necessarie. Non ci sta una grande parte dell'acqua del Paese, cioè non c'è molto, c'è una parte. Allora, facciamo sì che questo piano possa essere realizzato, noi faremo del nostro meglio per cercare di fare la parte che ci riguarda, per dimostrare proprio che si possono fare queste opere, si può dare lavoro alla gente, si può creare qualcosa di positivo, non sono sprechi, sono la risposta alle necessità della gente del futuro. Ecco, facendolo così, con questo tipo di spirito, di afflato, di realizzare le cose insieme con la pubblica amministrazione, si può dimostrare che pubblico e privato non sono una cosa brutta, sono una cosa bella. Lavorare insieme per il Paese è una cosa che si può fare, siamo dalla stessa parte del tavolo. Questo è lo spirito di Genova con cui siamo riusciti a fare quel ponte che oggi si chiama modello Genova, che non sono delle regole, non sono l'applicazione di questa o quella norma o la deroga a questa o quella norma, sono la voglia di fare, tutti i giorni, di gente che si confronta nel quotidiano con i problemi di affrontare e li affronta, senza paura, ma facendo il bene e facendo e realizzando le opere. Grazie. Io ringrazio gli ospiti delle Ferrovie, l'ingegner Salini. I progetti che illustriamo questa mattina, che hanno illustrato questa mattina i nostri ospiti, segnalano in una qualche misura un passaggio di fase nella vita del nostro Paese. Veniamo da un anno e mezzo di blocco generalizzato. L'Italia riparte sulla base di dotazioni finanziarie rilevanti, sulla base di un deficit infrastrutturale che è il nostro Paese, registrando oggi una nuova sensibilità rispetto alla cultura del fare, ma dovendo registrare ancora oggi qualche preoccupazione sulla nostra capacità realizzativa. Le opere di cui stiamo parlando, la Campania può essere interessata da due delle opere strategiche del nostro Paese, la Napoli-Bari, la Salerno-Reggio Calabria.
Per la Napoli-Bari ovviamente siamo più avanti, abbiamo il nuovo commissario, abbiamo 10 lotti per la Salerno-Reggio Calabria, ne parlavamo un attimo fa, ancora dobbiamo partire con l'attività di progettazione senza la quale è del tutto evidente che anche dotazioni finanziarie significative rischiano di non trovare concretizzazione. Concordo ovviamente con quello che diceva il dottor Salini un attimo fa, noi dobbiamo guardare oltre anche il piano di rilancio del nostro paese. Abbiamo la necessità, come dire, di interventi strutturali in Italia che riguardano infrastrutture ferroviarie, infrastrutture stradali, ma che riguardano anche l'idrogeologico, l'ambiente da affrontare in maniera non ideologica ma in maniera concreta, la sicurezza del territorio con interventi di assetto idrogeologico di grande rilievo. Abbiamo cioè da recuperare davvero decenni di ritardo e il Mezzogiorno d'Italia è l'area del paese che ovviamente deve recuperare più di tutte le aree dell'Italia. Avete verificato che nel corso delle scorse settimane abbiamo aperto anche un contenzioso, diciamo così, con i livelli nazionali in relazione alla percentuale di risorse che arrivavano al sud. E ancora oggi non ci sentiamo tranquilli da questo punto di vista, non abbiamo certezze. Allora, le opere di cui parliamo oggi sono importanti, decisive, dal punto di vista delle funzioni della mobilità, ovviamente. Cominciamo a recuperare un gap infrastrutturale che pesa sull'economia reale. Dal punto di vista del lavoro, vi sono stati dati dei numeri dal commissario FS, 5-6 mila posti di lavoro, non è una piccola cosa. Voglio sottolineare anche io che abbiamo avuto negli anni scorsi un rapporto di collaborazione davvero straordinario con le Ferrovie dello Stato e siamo riusciti a fare quello che in Italia può essere considerato un vero miracolo, ottenere il consenso dei territori e delle amministrazioni locali in un paese che muore di polemiche, di contenziosi. Siamo riusciti ad avere il consenso di tutti gli enti locali. Abbiamo avviato un lavoro molto attento, abbiamo investito anche risorse di un qualche rilievo, credo di ricordare 50 milioni di euro la Regione, un 20 milioni di euro anche le Ferrovie dello Stato, cioè abbiamo cercato di varare anche opere compensative nei territori nei quali insistevano le opere che andavamo a realizzare. Dunque opere importanti per le funzioni, per il lavoro che si crea, per il consenso che creiamo nei nostri territori. Ma l'incontro di questa mattina era anche per una messa a punto, come dire, più operativa. Sapete quello che dicono i tedeschi? Il diavolo si nasconde nei dettagli. I dettagli in Italia sono la palude burocratica e amministrativa. Queste opere andranno avanti se avremo progettazioni esecutive che vengono realizzate in tempi rapidi e se affronteremo in maniera innovativa i problemi che riguardano in larga misura le autorizzazioni ed i pareri necessari per fare andare avanti i cantieri. Rimangono problemi relativi alle soprintendenze, ai ruoli delle soprintendenze. Sappiamo anche noi che abbiamo un problema di carenza di personale un po' in tutta la pubblica amministrazione, ma è evidente che se per avere un permesso ci mettiamo anni, noi non arriveremo a completare neanche i programmi del piano di rilancio. Dunque cercheremo di affrontare i problemi relativi alle autorizzazioni di competenza delle soprintendenze,
dell'autorità di bacino. Abbiamo avanzato qualche giorno fa e formalizzato, credo ieri, nella riunione del Consiglio regionale, una proposta di legge che abbiamo offerto al Parlamento italiano che innova il codice degli appalti, nel senso che non leghiamo più l'avvio dei lavori all'attesa dei risultati dei ricorsi amministrativi al TAR o ai Consigli di Stato. La proposta della Regione, che mi pare sia stata in qualche misura accolta nel decreto semplificazioni, verificheremo ancora in questi giorni se è così, prevede che una volta appaltata l'opera, l'opera vada avanti al di là dei ricorsi amministrativi, e se qualcuno vince il ricorso amministrativo avrà un ristoro economico proporzionato al mancato guadagno, ma l'opera va avanti. Ci auguriamo che innovazioni di questo tipo vadano avanti fino in fondo. Abbiamo ancora i problemi relativi alle procedure espropriative. Vi ho elencato tre delle criticità che possono determinare il blocco di opere di centinaia di milioni di euro di investimenti: pareri delle sovrintendenze, pareri delle autorità di bacino, procedure espropriative. In tutti questi campi la Regione sarà a disposizione per accelerare queste procedure, per utilizzare al massimo possibile le conferenze di servizi per abbattere i tempi necessari per avere i pareri di tutti i soggetti che partecipano alla conferenza di servizi. Infine, questo voglio sottolinearlo come un aspetto di grande interesse, ne parlavamo un attimo fa, è un'occasione straordinaria per avviare insieme con i lavori attività di formazione. Abbiamo dato una piena disponibilità a far partire corsi di formazione legati alla domanda di figure professionali utili per la realizzazione di queste opere. Dunque, siamo pienamente disponibili a far partire nuovi ITS pagati dalla Regione, sia nel campo strettamente tecnico, ci ha comunicato Ingegner Salini, ed è una cosa di grande interesse, la formazione e l'assunzione di 100 ingegneri nell'ambito di questi cantieri, sia attività di formazione legata, per esempio, alla sicurezza sui cantieri. È un tema di grandissima attualità. La formazione relativa alla sicurezza sui cantieri non è un'attività banale, perché comporta una formazione specifica, ma comporta anche innovazioni relative perfino alla definizione dei progetti esecutivi. E dunque questa è un'occasione per noi non solo per avere lavoro, ma per avere anche personale formato che può essere utilizzato sul medio-lungo periodo nei nostri cantieri, ma anche in generale nei cantieri che si apriranno in Italia e perfino all'estero. Dunque siamo di fronte davvero ad una grande sfida e ad una grande, grandissima opportunità per creare lavoro e per creare futuro per i nostri giovani. Ringrazio i nostri ospiti che sono a vostra disposizione per ogni chiarimento e ribadisco la piena disponibilità della Regione ad accompagnare questi cantieri per tutto il lavoro di semplificazione e di accelerazione che sarà necessario conseguire perché le opere vadano avanti. Se ci sono domande, siamo a disposizione. Va bene, prego. Se avete ancora di queste vaghezze, siamo a vostra disposizione.